mondo vuole più Made in Italy, agroalimentare, siamo qui per dimostrare che ce l'abbiamo, che è buono, che è apprezzato e adesso organizziamoci per conquistare ancora più spazio nei mercati. Grazie. Cinque anni di legislatura europea sono stati cinque anni molto importanti per l'agroalimentare. Ricordiamo che abbiamo riformato la PAC, quindi 6 miliardi di euro di aiuti l'anno che riceve il nostro paese. E oggi possiamo dire che grazie al Parlamento europeo questa proposta, questa nuova politica agricola comune è più adatta a far rendere forti e competitive le nostre imprese. Qual è in questo senso il messaggio che può essere lanciato proprio da Cibus? Un messaggio di grande speranza. Il Paese è tornato ad aver fiducia nel futuro, questo è un grandissimo merito che dobbiamo riconoscere a questo governo che ha ridato un po' di fiducia. Questo settore all'interno dell'economia nazionale è un settore che sta dando fiducia perché cresce, crescono le esportazioni di formaggi, crescono le esportazioni di vino, crescono le esportazioni di pasta, di olio. Stiamo vivendo un momento importante, un momento che ha visto anche negli anni di crisi risultati importanti e positivi e io mi auguro che anche in questa occasione il Cibus farà la sua parte per mettere in vetrina il meglio dell'agroalimentare italiano. Abbiamo vinto anche questa battaglia, lo diremo tra poco, perché il pacchetto qualità che ha cambiato le regole europee sulle contraffazioni oggi rende con la norma ex officio una norma chiara che obbliga gli stati membri a ritirare il prodotto sugli scaffali quando c'è una contraffazione di un marchio. Ricordiamo che qualche giorno fa è stato ritirato un prosciutto finto, falso, non italiano nei mercati Marks Spencer in Inghilterra grazie e in virtù di queste norme europee, ma per poter contare in Europa dobbiamo avere presenza, capacità e ruolo nelle istituzioni europee. Ricordiamo che l'Europa siamo noi, l'Europa non è una controparte e questo lo dobbiamo ricordare perché tra qualche giorno giocheremo una grande partita per il futuro del nostro Paese.